comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Guaiù, fine primo tempo 0-0. Ci hanno fumato pure il prete, ci hanno fumato 4 gol, 4, 2 di Mertens, uno di Zin e una di Gallegon. Oh, mocca chi va a picci, ma Giulim ci dà, o non Giulim ci dà. Niente di meno in Zin, la dirà, tira di destra, posso tirare a sinistra, e se fumo pure. Gallegon ha chillato la stessa identica azione, e se fumo pure. Mertens, tutte e due volte, annaggio pur te, che fa? Ciao, Tommo! Ma quanto segniamo? 0-0 su primo tempo! Allora hanno fatto il grande dire che la grande parata di Mertens! Ma io ci ammascitiamo, cacchi va piccina! Buonasera, voglio a Forza Napoli! Io non ci posso credere, io non ci posso credere! Fiorentina Napoli 0-0! Non ci posso credere, non ci posso credere. Fiorentino che ha fatto sì o no un paio di tiri in porta. Alla fine il secondo tempo non vedi, stanno sempre a terra per i crampi. Io non ci posso credere, almeno il primo tempo ci siamo fumati 4. Ma dico 4 palle gol, 4 palle gol, la prima con Insigne, sempre defilate. Il portiere non c'è, è out. La tira fuori, tira di destra, un giocatore, capiglia 5 milioni di euro, prende 5 milioni di euro, non sapeva dire sinistra. Capure io, tiro, allora, io, personalmente, quando vado a giocare a calcetto, dilettante, mi pago la partita, tira sia di destra e sia di sinistra. Esso che prende 5 milioni di euro, deve tirare pure col fratello, E Gallegon dall'altro lato, me. Mertens. Il portiere, non bisogna colpirlo, bisogna deviarlo il portiere. E vabbè, sono 2-2. In Ginevra, allora sono 4, primo tempo. 4 e primo tempo quella parata di Meret sul tiro di il giocatore della Fiorentina, non ricordo chi. 4 e finisce 0-0. 0-0 finisce la partita. Secondo tempo, ricominciamo il secondo tempo. E tu suggerisci, beh, voglio accettare che il portiere ha fatto una grande parata là su Zilischi. È già un e sono qua. È 1-5 su Zilischi, una grande parata. E Milik all'ultimo, al 92esimo. Pure tu, Milik. Però ovviamente 0-0. Una partita così. Non voglio proprio esagerare. Mi mantengo sul piccolo. 2-0. Napoli, questo pareggio qua è rabbioso. Perché sono pieni di rabbia. Centrocampo. Allan mostruoso. Punto primo. Precisiamolo. Fabio Ruiz, a parte il tiro a giro, quello là non ha fatto niente. Quindi praticamente penoso. Insigne, avete visto voi il vostro capitano, quello è quello che deve trascinare la squadra. È stato sostituito. Essere sostituito vuol dire che qualche problema ci sta. C'era, che infatti sia Insigne sia Gallegon schifo. Poi Gallegon, tu ti vuoi togliere davanti al bip e passi quella palla dietro di te, quella servia Zilischi. E lui tira! Ma come si fa? Come si fa? Me lo spiegate? Come si fa 0-0 con la Fiorentina? Per carità, è la Fiorentina. Ma noi abbiamo fatto il possibile, non siamo stati in grado di segnare. E poi un'altra cosa su Insigne, ovviamente mo ce n'è per tutti.
Inzi, mi devi spiegare. Perché ti tiri la coscia? Perché ti tiri la gamba? Per quale motivo? Chi ci fa caso? Voglio sotto con me. Chi ci fa caso che insegna nei contrasti si tira la gamba? Io, quando pago 5 euro e faccio il campionato dilettanti qua a calcetto, io la gamba, pagando pure 5 euro, non me la di. Tu con 5 milioni di euro, 5 milioni di euro, tu non è che devi tirarti la gamba, tu ci metti proprio la capo, ci devi mettere proprio la testa, non la gamba, la testa ci devi mettere per 5 milioni di euro, la testa, hai capito? I soldi che guadagni, te li guadagna, te li devi guadagnare, te li devi. Sto proprio nero, sto proprio nero, nero, una partita 0-0, 0-0, una partita 0-0, 0-0, mannaggia, mannaggia, 0-0. Sto proprio nervoso, chi sa un'ultra, sto proprio nervoso. 0-0 una partita. Ma come si fa? Come si fa? Come si fa 0-0 una partita? Non è tanto, per carità. L'Inter ce l'abbiamo a 11 punti. Ma è il contesto! È il contesto! È il contesto che non ci siamo, boh. Pure tu, quello che ci ha tirato in da merda, pure tu, ti sei tolto ad Amsic, ti sei tolto a Rock. A chi cazzo tenim? A chi teniamo? A chi teniamo? Chi? Chi teniamo? A Verdi, che deve scavare con poi sull'esterno e deve mettere a Zirischi a centrocampo. A chi? A chi? A chi? Stai solo ingassando e non stai cacciando? Mamma mia, mamma mia, ve l'ho detto, non è tanto per l'Inter, sta 11 punti, se vince domani, quello che fa, da 11 si mette a 9, beh, è l'ultimo, ve l'ho detto, l'Inter è l'ultimo dei miei pensieri, la Juve per carità a 9, se vince si mette di nuovo a 11, vabbè, comunque, però, queste partite qua vanno vinte, almeno su 6, se... Sette palle gol, non sei. Perché quella di Milik è Zilischi. Su sette palle gol, Zilischi non passato da Cajacon. Là, quando si sono incrociati. Su sette palle gol, sette. Sette limpide. Ma almeno un gol. Uno ne volevo, uno. Mi ci portai 3 punti a casa. Uno. Sto proprio nervoso, quello si tira la gamba, pure quell'altro, nei contrasti, lo vedi che fa come il piccione, fa così, lo vedi che con le gambe fa così, tu vedi 5 milioni di euro, ci metto pure la capa, ci devi mettere pure la testa con 5 milioni di euro, ci devi mettere pure la testa, il trascinatore, il vostro capitano, io ho questo capitano, non ne ho mio capitano, è il vostro capitano, non ne ho mio, non è mai stato mio, che, Maron, fammi sta zitto, il vostro capitano, ma da lui lo pretendo il trascinatore, perché è il capitano, è lui che deve pretendere, ma da lui, ma adesso c'ho una ragione in più per prendermela con lui. Perché lui, la fascia di capitano, è lui che è il trascinatore. Sì, il trascinatore in Docess ci ha portato, in Docess. Hai capito? Ha fatto solo quell'assist su Zilischi e Zilischi, passandolo a Mertens, e Mertens ha detto vicino al portiere, prego, para. Proprio in bocca, pure Mertens, proprio pietoso. Oggi, allora, diamo un voto. Insigne, 5. Mertens 4 e mezzo, Cajacon 5, ma 4 e mezzo perché si è fumato quei due gol, 5 perché se ne è fumato uno per parte di gol. Zilischi alla fine gli do un 5 e mezzo/6. Alan 6 e mezzo, se non 7. Difesa ottima. Maximovic ha fatto una grande partita, come l'ha fatta pure Koulibaly, Isai dall'altro lato, e basta.
Poi il resto, Meret ovviamente, quella parata, perché è stata l'unica parata, grande parata che ha fatto sulla Respi, l'unica grande parata, perché poi alla fine quei due tiri in porta, il secondo è stato una deviazione, quindi bla. Quindi Insigne, Meret, gli do un 6,5 perché effettivamente non ha preso gol. Ma poi il resto, avete fatto schifo, là davanti, là avete fatto schifo. Ah, mi dimentico Milik. Beh, Milik non posso dire senza voto, ma 5,5 perché è entrato nel secondo tempo, ha avuto quella palla fumata dall'assist di Gaeco, pure tu Gaeco, passaggero un po' più piano, ma boh, però là Milik me la deve buttare. Non sto criticando Milik, sto criticando che si è fumato il gol, perché Milik per me è un grandissimo attaccante. Però al centrocampo, a chi mettiamo? Chi ci abbiamo come centrocampi? Chi che Amzic ce la siamo tolti e ci ha malvato pure il Rock? Chi? Lota, quello che ci hai tolto dalla merda. Chi? Maronna, mamma mia, va bene, va giù. Basta, sto troppo nervoso. Pareggio rabbioso, questo è un pareggio rabbioso, perché c'ho tanta rabbia, 7 palle limpide come l'acqua naturale, l'acqua di sorgente, 7 palle, gol, 7, non siamo stati, cazzo di, è capaci di fare un bip di gol, mamma mia, babù, ciao aiù, un bacione, sempre forza Napoli. Perché tutto riesce, munnez e si chiude. Sempre. Ciao a voi. Forza Napoli. Sempre e comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.